Sto tra i due. Ma c'è bisogno di... Costituita nel 1973, pratica il karate do, Rishotokan karate tradizionale. Le attività sono coordinate dal maestro Giacomo Buffo, sesto dan, e associata alla federazione Ski, Shotokan Karate Italia, del maestro Masaru Miura, nono dan, iscritta all'ente promozionale XEN, se non ho letto male, ha da poco ottenuto ottimi risultati ai mondiali di karate Repubblica Ceca e adesso ci diranno poi nello specifico durante l'esibizione. Avete bisogno del microfono? Così ci spiegate anche un attimo che cosa fanno i vostri allievi. Anche perché voglio dire, io sono totalmente profano in materia, ma magari come me qualcuno dei presenti... Giacomo. Sto scoprendo l'esistenza, beh, il karate sì. No. Il taekwondo... Ho scoperto. Sta col microfono. Non partire indietro però. Parli tu? No, non ho niente da dire, anch'io. Oitsuki. John. Allora, qui abbiamo dei piccoli che hanno iniziato solo da qualche anno e stanno facendo delle tecniche, si chiamano Kion, che fanno praticamente le tecniche di base per iniziare a fare karate. Diciamo che solitamente diciamo che si impara a camminare prima di venire a fare karate, a camminare facendo karate, e queste sono appunto una sequenza di tecniche che messe poi tutte insieme faranno poi la forma del kata che vedremo subito dopo con altre dimostrazioni. Come diceva chi ha fatto la presentazione, appunto la Rainbow Khan è nata nel 73 e diciamo che vanta appunto di aver avuto tra i suoi allievi già dal 77 atleti a livello internazionale, e citiamo qui Katia De Laurenti, Laura De Laurenti, Alessio Leone, Fabio Gallo, Elena Mautino, Giovanni Cattano, e arrivando poi ad oggi ad avere tra la nazionale i due figli del maestro Giacomo Buffo, quindi Marco e Giulia, e Lorenzo Terzano, e da quest'anno anche la squadra juniores del Catà, che vedremo, non riusciamo cioè, a vedere oggi perché purtroppo abbiamo delle assenze, siamo stati impegnati ai recenti campionati mondiali a luglio, quindi le ferie sono state esatto. Stanno godendo il meritato riposo. Saluto prima di iniziare, se la gestiscono loro. Applicazione di Anshu. Abbiamo Martina Pistono e Madeduo Agata, sono due ragazze che si allenano insieme nella nostra palestra di Rivarolo, perché abbiamo più sezioni, e stanno facendo l'applicazione di un kata, che è il kata Yan Shodan. Il kata è una forma, quindi un insieme di tecniche, una sequenza di tecniche di attacco e difesa, e questa è l'applicazione, vuol dire la dimostrazione di quello che il kata viene a far dimostrare, diciamo, quindi l'attacco e la difesa. Il kata è un insieme di tecniche. Ecco. Lo chiedevo effettivamente di tecniche di una fani e tutto boh, di un combattimento immaginario con un avversario immaginario, quindi qui hanno fatto l'applicazione. Con la curiosità che credo non sia solo mia, che cosa si sono, cosa ha detto la ragazza prima di partire con la sua la ragazza bionda ha detto
due parole. Ha dichiarato il kata, credo. Ah, ok, non so. Non ho visto, stavo leggendo, non ho visto cosa. Comunque credo abbia dichiarato il kata, okay. E poi dicono os, che per noi os vuol dire tutto. Il saluto, il ringraziamento, è un chiedere ho capito, è un dire ho capito, è un dire va bene. Ok, curiosità nostra. Roberto Vivian è la detendente dei campionati italiani della sua cintura, perché nei nostri campionati italiani ogni categoria ha il suo campione, quindi c'è una sua. L'ho appena detto. Brava. Adesso abbiamo Dura Cristian, Aimonetto Mattia e Fabio Andrea Marangoni. Devi dire che siamo partiti da un livello più basso. Questa sequenza si chiama Kime Vazà, è appunto sempre una sequenza di tecniche di attacco e difesa. Se avete notato, i tre precedenti hanno fatto una sequenza di un livello meno difficoltoso, cioè crescendo, vedi che questi sono cinture Marloni. Qual è l'ordine delle cinture? Ce lo ricordi un attimo? Sì. Bianca, gialla, arancio, verde, blu, poi ci sono tre livelli di marrone. Poi si arriva alla cintura nera, che è il primo dan, e si va avanti con i dan, secondo, terzo, quarto. Il maestro Giacomo Buffo è il sesto dan. Cioè proprio a livello dio del karate proprio. No, insomma, è il livello massimo di dan. Il nostro maestro Miura è decimo dan. Ah, mi avevano detto nove, invece è decimo, nel frattempo sì. Mentre c'era l'esibizione si è preso il decimo, probabilmente. No. Questi sono appunti non recenti. Che scusa era? No, vabbè, non è. Abbiamo retrocesso di un entro la fine così. Del pomeriggio, vabbè. Forse saremo saliti a voi. No, scherzo. Bravissimi ragazzi, e dalle loro espressioni comunque vediamo anche tutta la passione, la concentrazione e la passione adesso che mettono in questa disciplina. Questo è il kata Bassai Dai, che è il primo kata da cintura marrone, perché per ogni cintura si fanno degli esami con dei kata specifici. Loro sono tutti 12enni, 13enni? L'età media più o meno, sì, 13 anni. La media sarà sul 10-11. Sì, una media di 10. Dai 10 ai 12, 13. Quindi iniziamo generalmente dai 7 anni. Quindi nel pochi anni si raggiunge già un... Se c'è la costanza dell'allenamento, la costanza e la frequenza. Bravissimi. Bravi. E devo dire che assistere a queste dimostrazioni mi regala la piacevole sensazione che non si tratti soltanto di sport, ma vedo anche dell'arte. Non so se mi spiego. In effetti il karate do è un'arte, non è sport. Non vorrei farmi rimproverare da Daniela,
Ci mancherebbe. Quello che accomuna un pochettino tutte le arti marziali in generale, ma non sono arti e non sposi, sport. Sposi una filosofia di pensiero. Sì, corretto. Okay. Perfetto, okay. Ti scriviamo. No, lo sguardo, reclutata. La concentrazione, no, la concentrazione e lo sguardo di tutti i ragazzi che si un sono fermati. Si dice, un dan. No, però guarda mezzo dan, via. Lo sguardo, cioè qui veramente sposi una filosofia di vita, beh, non certo. È più uno sguardo. Qui avevamo Montagna Giulia e Pistone Alessia. Ok, difesa da bastone, Bertone... Forte, adesso abbiamo una dimostrazione di difesa da bastone con Roberto Vivian e Bertone Matteo. Bertone Matteo fa parte della squadra juniores che i recenti campionati mondiali in Repubblica Ceca hanno conquistato il bronzo. Ha tenuto alto l'onore. E con lui c'è Matteo Spezzano che vedremo dopo e purtroppo l'assente Giorgio Padoan che ha anche vinto il bronzo nell'individuale e che si sta godendo il meritato riposo. Dopo li presentiamo, dopo li chiami fuori chi ha partecipato ai mondiali e fai. Guarda, c'è anche c'è abbiamo ancora Fracchia, Spezzano Matteo, Fracchia e Fernando De Lio che è uno degli stretti collaboratori del maestro Giacomo Buffo. Poi adesso ne parliamo un attimo. Appunto sulla vostra sinistra Matteo Spezzano appunto che con Matteo Bertone appunto nel kata hanno ottenuto il bronzo. Poi dopo presentiamo tutti quelli che hanno partecipato, i presenti che hanno partecipato ai recenti campionati. Adesso stanno facendo un combattimento, quello che si chiama kumite. Prima hanno fatto il kata, le applicazioni del kata e adesso stanno facendo il combattimento, ovvero il kumite, che sono le tecniche applicate nel combattimento reale. Faccio una domanda proprio da profana. I due fisicamente prima non si equivalevano? Il ragazzo nella difesa personale. Quindi... Questo vuol dire che comunque non è solo fisicità. No, è tecnica. È tecnica. Soprattutto. Mentre con il sport certo. È importante. La fisicità in questo caso non lo sì, è. Sì, le competizioni chiaramente sono divise per età, per fascio anche di peso, ma quello che è stato, che si è voluto dimostrare prima, che appunto applicando la tecnica, anche se sei piccola, riesci. Esatto. Era lì che volevo arrivare. Quanto significato. Ecco, quello era. Adesso fanno una forma di kata a squadre dove è importante la sincronicità dell'esecuzione e chiaramente la correttezza. Dimmi. Ah. Ok. Diciamo che non è facile con questa base comunque.
Mi devo correggere perché credevo facessero il kata a squadra, invece vedo che stanno facendo un'applicazione. Ho letto male la scaletta. Allora, ragazzi in piedi, allineati, forza. Prima di chiudere volevo solo un attimo presentare i ragazzi che hanno partecipato ai mondiali. Chi ha partecipato ai mondiali, un passo avanti, forza. Anche tu, Carlino. Tra questi ci sono delle medaglie di bronzo e una medaglia d'argento. Quindi non è poco. Allineati per il saluto, forza. No, bello loro. Vieni. Sovieni. Vai. Grazie. Grazie mille, grazie. Complimenti ancora per gli ottimi risultati.